Siamo qui con Katia Massaro, fondatrice e presidente per 10 anni dell'Associazione Delfis, da quest'anno presidente onorario dell'Oceano Mare Delfis Onlus, e in occasione della presentazione della 4ª antologia Ischia Mare e Poesia, elaborata nell'ambito del progetto La nostra Isola, Katia si è prestata gentilmente a fare da lettrice per le nostre poesie. E quindi le chiedo di dire due parole su questa manifestazione e anche poi sui suoi interessi e impegni per l'ambiente. Beh, per me è stato un grande onore poter recitare le poesie di questa antologia. Anche molto emozionante, devo dire, soprattutto quelle di Bruno. Siamo stati compagni di scuola, per cui ci lega un affetto, beh, meglio non dire da quanti anni. Per quanto riguarda l'associazione, noi da quest'anno siamo diventati Onlus, che ci siamo gemellati con Oceano Mare. Abbiamo adesso 3 sedi, una a Rimini, una a Roma e poi rimane quella di Ischia, di cui mi continuo ad occupare io come presidente onorario, bontà loro. Mi hanno voluto eleggere presidente onorario. Cosa dire? Noi combattiamo da sempre per la salvaguardia della natura e dei suoi abitanti. Noi a Ischia abbiamo 7 specie di cetacei che non tutti conoscono, e quindi bisogna fare molta attenzione, far conoscere soprattutto ai giovani l'importanza di questo patrimonio che va preservato per le future generazioni. Noi facciamo del nostro meglio, difatti ogni anno facciamo una campagna contro l'inquinamento distribuendo borse ecologiche sulle barche, nei porti, anche con l'aiuto delle autorità qualche volta. E cosa dire? Noi ci proviamo, così come voi provate a far conoscere la vostra poesia, la vostra bellissima poesia. Io credo quindi che cultura e ambiente possano certamente andare a braccetto per fare qualcosa di buono e di utile. Senz'altro, sono d'accordo, è così, bisogna fare di tutto per portare un po' di cultura su quest'isola che ultimamente non è morta, bisogna dirlo. Grazie quindi. Che si di montare con me su rock and roll del sesso, ma di rimando le disse son 50, aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di Hassel. Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Forse così va il mondo, intriso di cellule gliali e neutri neutroni dove la carne è macroscopica, voluminosa, flaccida, voragine di antestetica fattura. Nessuno si guarda in uno specchio altrui trascorsa l'età della follia. I never stopped myself. E ora so che ho tante, e molto più di tante, tante storie da raccontare, di Giulia o di Francesca, immune dalla matta gelosia. Stanotte la mia ventenne nel letto accanto abbraccia l'amico gay. Intanto, smanioso deliro, io tento, io sogno, il mio sigillo è intriso nella gnocca insoddisfatta di un'attrice gentile, e già l'oblio d'avere il doppio dei suoi anni mi spinse in pista sulla sbarra del trapezio. Nessuno si discolpa senza accusa, ed io per primo. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di casella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Ma dove sei, sgualdrinella regina delle mie perverse attese? Il 1740 presenta solo puli sconosciuti. Il 1470 presenta solo puli conosciuti. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami mente e passioni. Pago pegno. Lunghe adesso l'onda che bagna i miei piedi nel mese di marzo e mischia le alghe ai ciottoli, i ciottoli ai sassi, i sassi ai granelli di sabbia, le sabbie alle alghe, la mia vita alla sua. Quando sarà assente dai miei sogni sarà perché, lo dico, sarà perché, non voglio dirlo, sarà perché la nave cargo di indecenti trasgressioni svanì nel nulla, è silenziosa e colma di noia. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 Gilda. Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. La dominante si ferma. Assurge a blocco nell'onda di un equilibrio assoluto. Bigotti e moralisti fuori dall'uscio, quando una ignazia sarà per me la bambola gonfiabile senza tracce nel tempo, ululati scomposti. Assonnati e stupidi a letto presto, nei giorni di costumi sbrindellati, spaccolati a pezzi tra i resti dei fiumi di fumo e dei sapori della sua carnalità. Che importa se il dominus debba pentirsi del suo ordine? Il sesso non è gioco. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di casella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. La lista. Vocazione astratta inneggia perpetui vagiti in questo desiderio in cui ti cedi al rosso o al nero di un giro di roulette. Assurge a bolla indefinita la fantasia, l'istinto, il battito pulsante, già oltre il limite del cuore tra la ragione attenta e la follia in agguato. Muove il suo nome incontro, lascia il suo volto indefinito, segna il suo affetto senza ritegno, laggiù in America, lì dove il sole muore nei bulbi dei papaveri, l'attesa che ti martella il tempo, la lista che ti trivella il cuore, la linfa che ti sostiene in vita, ma non chiamarla ignazia. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di casella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. La pausa, semibiscroma mai accentata nello spazio del suono determinato, il do di petto, messo al sicuro tra circonflessi accenti in chiave di violino. Attende il dominante quinto grado della scala chitotonica sotto un signum congruenze e il grande accordo per chiudere in diastematica altezza la sinfonia composta tra una vetta e un'onda. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 Gilda. Nei giorni scorsi si è tenuta ad Ischia la cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione del Premio Internazionale di Poesia 8 milioni 2014, progetto culturale ideato da Bruno Mancini con la direzione artistica di Roberta Panizza. Tanti sono stati gli scrittori, gli artisti e i poeti premiati, tra cui la vincitrice del premio Liga Lapinska, scrittrice proveniente dalla Lettonia, e il secondo classificato Antonio Scarfone. È stato portato avanti da Roberta Panizza e da me attraverso lunghe selezioni. I 20 poeti finalisti sono stati presentati nel volume Mare, Monti, Mare, che abbiamo pubblicato in 5.000 copie distribuite in lettura gratuita su tutto il naviglio della flotta Lauro nel Mediterraneo, quindi praticamente hanno avuto contatto con circa 4 milioni di persone. Liga è venuta appositamente dalla Lettonia per ritirare il suo premio, noi la ringraziamo per questo, è stata molto gentile, ha affrontato un viaggio abbastanza lungo e faticoso. Liga Lapinska, colpita dalla bellezza naturalistica dell'isola di Ischia, ha voluto ringraziare gli organizzatori del premio. Vorrei ringraziare a Bruno Mancini e a Roberta Panizza per le sue attività. E quanto alla isola è davvero molto bella, non solo il mare ma tutta l'area è molto bella, e quindi sono sicura che porterò i ricordi più belli da questa isola e ritornerò. Ciao, io sono Marina De Caro. Antonio Di Lauda. Allora, Antonio Di Lauda, ci hai detto che vieni dalla Puglia? Sì. Come sei arrivato qui? Il mio percorso è un po' complicato, perché io al 67 mi sono emigrato in Germania e ho vissuto circa 44 anni. Dopo aver conosciuto una Ischia, una donna, per amore, mi trovo qui, sono da circa 3 anni di vita Ischia. Senti, e che lavoro pure qui davvero. E sempre stato piano bar? Sì, in Germania certo, ho fatto tante serate, io sono andato con vari gruppi, ho partecipato pure a vari canori di voci, sono, diciamo che sono quasi 50 anni che ho questa passione, di musica tra canto, chitarra, tastiera. Ti senti realizzato nel fare piano barra o avresti voluto fare qualcosa, diciamo, di maggiormente di successo? Devo dire la verità, io questa passione la faccio per hobby, diciamo, tempo libero, perché non so, a volte ho pensato pure, ma perché potrei vivere pure sulla musica, no? Fare delle serate, ma non so, io penso che così ci metto più passione e mi viene la voglia. Io ho sempre lavorato, non è che, diciamo, vivo con la musica, non lo so, mi piace così, continuare così, non si sa mai. Certo. Nostalgia della tua Puglia? Come no? Io aspetto l'età di pensione. Il tuo amore è d'accordo? Io non c'ho più amore, io vivo da solo. Ti sei trasferito e da solo per... Chi sarà il prossimo? No, non credo, vabbè, comunque. Non la cerco più, diciamo così, no? Se viene, viene. Senti, che tipo di musica preferisci fare, a parte quella che è richiesta? Io preferisco fare musica che fa divertire la gente, mi diverto anch'io. Quando vedo la pista piena di gente che ballano, mi si riempie il cuore, diciamo, ho quella voglia ancora di dare di più. La maggior parte, diciamo, è richiesto il liscio, però la mia musica preferita, che non la potrò mai fare, si parte tra il jazz rock, quella musica impegnativa, poi fatto a mano, fatto al vivo, nei computer, queste cose che fanno, quella diciamo, mi piace ascoltarla. Poi mi piace naturalmente anche Andrea Bocelli, Pavarotti, sono stato al concerto lì a Stuttgart in Germania. È stato bellissimo, è stato circa un anno prima che se n'è andato, un bel concerto, diciamo, musica classica mi piace. Che ti ha dato la Germania? D'essere emigrante? Ha iniziato così, che mia madre mi disse, mio padre stava già negli anni 60, all'inizio del 60, stava già lì, c'è stata la richiesta di emigranti, e allora lasciato l'Italia, sono andato in Germania e poi noi dopo circa 5 anni abbiamo raggiunto lui, tutta la famiglia, e diciamo mia madre disse, vabbè, stiamo una decina di anni e poi torniamo. Loro sono tornati in pensione, no? E io sono rimasta. Vabbè, io poi sono stato sposato con una tedesca circa 20 anni, che ho due belli figli, vivono in Germania. Sì, vabbè, con questa possibilità Skype, telefono. Io poi sono stato lì in Germania prima di Natale, ho fatto un giro, fratello, è stato bellissimo. Ti ringrazio, Antonio, augurissimi. Grazie. Io mi chiamo Marina De Caro. Sì. Tu sei il maestro Mario Mireni. Sì. Mi racconti, so che sei un musicologo, un compositore. Non mi interesso soprattutto della cultura. La cultura napoletana e la cosa che delle prime Luganelle, del 600, infatti. Tante riprese, non sono tanto conosciute, sono espletate. Assolutamente. Cioè, non basiamoci. Fammi dire un'altra parola e poi ti lascio parlare. No, volevo dirti, vi ho letto e mi fa molto piacere che partecipi insieme, hai partecipato e partecipi forse tuttora insieme a Claudio Pull, sì, per i progetti riguardo all'aiuto ai bambini carenti africani e dell'Est. E io ti ammiro moltissimo per questo. Il 22, 27 e 28 di aprile a Roma, proprio dalle sole a Ostolino, con Claudia Roma, saremo una serata di musica per aiutare i bambini. E tutti ricavati in beneficenza. Allora, io il progetto che vivamente desidero, e lo ripeto anche a Dottor Mancini, è questo, per questa estate, è venuto contrario, siccome ho tradotto in tedesco le canzoni classiche napoletane, io desidero fare uno spettacolo completo, con una violinista, con una cantante, con un gruppo proprio di 5-6 elementi, ed espletare questi concerti, magari una cena spettacolo, per allietare i turisti. Ho bisogno dell'appoggio di Bruno nel suo piccolo così. Facciamo arte e solidarietà. È proporre la canzone classica napoletana, però che si spazia dei suoi schemi, che non sia sempre umano la riga. Questo equivalente è bellissimo, come non Nonnegra, l'Uvasivo, quello che non li conosce, sono bellissimi. E questo, vediamo che questo progetto lo sa dare in porto, si possa pubblicizzare la cosa e speriamo che quest'estate saremo tutti insieme e ringraziamo a Bruno per l'invito. È un molto piacere di conoscerti. Io? Ci vediamo prossimamente su questo schermo. Ciao Mario. Ciao bella. Ciao. Bruno, hai capito per quanto io desidero fare? Buonasera a tutti, sono molto felice di presentare Giulia Vanzolera. Ciao Giulia. Ciao. Ascolta, vorresti parlarci un po' di te? Sì, io sono Giulia, ho 25 anni, sono una pianista, vengo da Treviso, una città del nord Italia, vicino a Venezia. Sono anche iscritta all'università, studio filosofia, mi devo laureare a breve e niente, nella vita mi occupo molto anche dell'accompagnamento di strumentisti, specialmente di cantanti, e quindi sono qui ora per questo progetto assieme al contralto Salvatore Casavigni. Ascolta, quando è che hai cominciato a sentire quest'amore per la musica? Allora, ho cominciato molto piccola, verso i 6 anni, a suonare il pianoforte perché mia madre... piano? Non lo so, perché mia madre ci teneva molto che io, oltre allo studio, a scuola e così, avessi anche questa passione per la musica. È stata lei non è musicista, però mi ha sempre trasmesso questa passione per l'arte, soprattutto lei ama molto l'arte, ma anche per la musica. E diciamo che questa passione mi ha accompagnato per tutti gli anni della mia infanzia e della mia adolescenza. E ho deciso però un po' più tardi di farne la mia vita, di farne una professione. Ho deciso quando ho finito il liceo che sarebbe stata la mia strada. Più o meno quante ore al giorno ti eserciti? Oh, dipende dagli impegni, dipende un po'. Comunque i giorni in cui si deve studiare molto perché bisogna preparare i concerti, ci sono nuovi programmi da montare, anche 8 ore. Quali sono i tuoi autori preferiti, quelli che ami di più suonare? Mi piacciono molto gli autori romantici in generale. Se parliamo del repertorio pianistico mi piace moltissimo Brahms, credo forse sia lui l'autore che mi prende di più. Anche mi piace molto Chopin. In generale gli autori romantici li sento molto vicini a me, però mi piace molto anche l'opera. Diciamo il melodramma in generale, ma anche Mozart mi piace moltissimo, mi diverte, è sempre un piacere comunque ascoltare tutti i tipi di musica che ci sono. Cosa provi quando suoni? Oh, questo dipende, varia molto di volta in volta. Faccio un po' una gamma di emozioni. Sì, diciamo che la musica accompagna sempre tutte le emozioni e le sensazioni della mia vita, quindi quello che provo nella vita di solito lo metto dentro anche nella musica. Se sono molto felice, probabilmente si sente anche dal modo di suonare, metto gioia. Se sono più malinconica, anche questa sensazione la trovo poi nella musica, perché di fatto nella musica c'è tutto. Comunque è sempre una grande emozione suonare, confrontarsi con queste pagine di grandi autori, insomma, che hanno scritto anche loro nella musica le loro emozioni e quello che sentivano. Cosa vorresti trasmettere a coloro i quali ti ascoltano, al tuo pubblico? Penso che la risposta sia: vorrei trasmettere un po' di me stessa. Credo che la musica sia un grande linguaggio e un grande veicolo di emozioni, quindi penso che un po' tutti i musicisti abbiano questo sogno di passare qualcosa di personale alle persone che appunto ci ascoltano. Come mai ti trovi qui? Mi trovo qui perché sto facendo appunto questi concerti con Salvatorica, colgo l'occasione, già che mi hai fatto questa domanda, per ringraziare l'associazione Mondi Mancini e nella persona in particolare di Bruno Mancini, ma anche Marina De Caro, Nunzia e la presidentessa dell'associazione. Veramente vi ringrazio di avermi dato questa opportunità di visitare Ischia e di conoscere queste persone meravigliose. Poi comunque ammiro sempre moltissimo come musicista, soprattutto come giovane musicista in questo particolare momento, chi si dà da fare per l'arte e per la cultura. Quindi vi ringrazio di aver scelto me, ma anche vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro futuro, perché credo che queste iniziative siano sempre encomiabili e vadano sempre valorizzate. Grazie Giulia, sei stata carinissima, dolce e ci piace. Grazie a te Marina e buonasera.